Benvenuto alla 52esima puntata di PharmaPills, pillole dal farmaceutico, il podcast sul mondo dei farmaci nato da un'idea di Stefano Lagravinese. Chi vi parla è Linda Scannavini e insieme a me in regia abbiamo Giorgia Latteri, Giulia Quarta e Stefano Lagravinese. Con pillole dal farmaceutico vogliamo darti delle brevi pillole di informazione provenienti dal mondo farmaceutico in modo da rimanere sempre aggiornati su quello che accade in questo affascinante settore. E da questo 2018 abbiamo pensato di segnalare a fine puntata alcune posizioni lavorative attualmente aperte nel settore farmaceutico. Per maggiori informazioni e per i link della puntata, segui la pagina Facebook PharmaPills e il sito web www.pharmapills.it. Ringraziamo i 348 fan della pagina Facebook PharmaPills e ti ricordiamo che se vuoi lasciare una recensione del podcast su iTunes, farlo è facilissimo. Basta andare sulla sezione recensioni del podcast, scegliere il numero di stelle da 1 a 5 e scrivere la tua breve recensione. E ora, sigla! PharmaPills, pillole dal farmaceutico. Novità, curiosità e lavoro dal mondo del farmaceutico. A cura di Stefano Lagravinese. Aziende e politica. Le migliori CRO del 2018, il sondaggio di GeaHub. Negli ultimi anni abbiamo assistito all'affermarsi della pratica dell'outsourcing, ovvero l'esternalizzazione di alcune o tutte le attività inerenti a uno studio clinico. In alcuni casi l'outsourcing è diventato strategico, creando delle vere e proprie partnership tra aziende farmaceutiche e CRO. Basti pensare che si prevede che il mercato delle CRO raggiunga i 56,34 miliardi di dollari entro il 2023. Per il 2018, IGEAB ha creato un sondaggio dal quale ha stilato la classifica delle 10 migliori CRO al mondo. Al primo posto troviamo LabCorp, che nel febbraio 2015 ha acquisito Covance e nel settembre 2017 ha completato l'acquisizione di Chiltern, che entrerà a far parte del business Covance Drug Development dell'azienda. Al secondo posto vi è IQVIA, precedentemente Quintiles IMS, e al terzo posto Syneos Health, formatasi dalla fusione di INC Research e Inventive Health nel 2017. A seguire dal quarto al decimo posto troviamo Parexel, PRA Health Sciences, PPD, Charles River Laboratories International, Icon, Uxi Aptech e Medpace. Eric Corneau sarà il nuovo presidente di Menarini. Lucia Leotti, attuale presidente dell'azienda, ha annunciato alla stampa che a partire da giugno il nuovo presidente sarà Eric Corneau, ovvero non più un membro interno della famiglia Leotti. Approvata l'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer. La Commissione dell'Unione Europea ha concesso la sua approvazione per l'acquisizione di Monsanto, leader a livello mondiale nell'ambito della produzione di sementi per le colture, da parte di Bayer. Nasce così una nuova società che oltre al business farmaceutico avrà anche quello agrochimico e che si prevede avrà il controllo di un quarto del mercato mondiale di pesticidi e sementi. Manca solo un'ultima approvazione da ottenere, ovvero quella del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Anticorpi monoclonali. Accordo tra Entera e Trianni. La startup italiana Entera e la biotech Trianni hanno stipulato un accordo per il quale Entera potrà utilizzare la piattaforma The Trianni Mouse, ovvero una piattaforma per la generazione di anticorpi monoclonali umani. Il direttore scientifico di Entera, Fiorina, ha commentato: «Confidiamo che l'accesso alla tecnologia di Trianni contribuirà a migliorare in maniera palese la nostra attività di ricerca». Nuovo accordo tra Celgene e la biotech Prothean. Le due aziende hanno firmato un accordo del valore di 150 milioni di dollari per l'acquisto dei diritti di tre potenziali candidati per curare l'Alzheimer. AIFA, pubblicati due nuovi documenti sul portale online. L'Agenzia Italiana del Farmaco e la Società Italiana di Cure Palliative hanno scritto due nuovi documenti in cui è possibile trovare una lista di farmaci che ai sensi della legge 648/96 si possono usare off-label nelle cure palliative, cioè sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Medicina e ricerca.
Convegno FADOI sulla ricerca da promotori no profit in Italia. In occasione del 5° convegno nazionale La ricerca da promotori no profit in Italia, tenutosi a Roma il 21 e 22 marzo scorsi, si è parlato anche di come l'aspettativa di vita a livello mondiale sia aumentata di 19 anni dal 1960 al 2014. Il presidente nazionale FADOI, Andrea Fontanella, ha commentato: «Sono dati che attestano l'enorme valore della ricerca clinica per i pazienti, visto l'accesso a terapie innovative, l'allungamento e la qualità della vita e la capacità di affrontare gli unmet medical need, ovvero i bisogni medici insoddisfatti». Nasce Pharma Valley. Si tratta di una nuova piattaforma digitale che sarà dedicata alle life sciences e che nascerà nel comune di Colle Salvetti, ovvero nella zona dell'interporto di Livorno Amerigo Vespucci. Tale piattaforma, che ha origine nell'ambito della Toscana Pharma and Devices Valley, si aggiungerà alle due già esistenti rispettivamente a Roma e a Milano. Nuovo studio sull'antibiotico resistenza. Dai risultati di uno studio pubblicato su Nature da Lisa Mayer insieme al suo team di ricercatori, è emerso come l'antibiotico resistenza sarebbe provocata non solo dagli antibiotici, ma anche da altri farmaci che inducono la risposta dei batteri. Dalla ricerca si è visto anche che era possibile eliminare alcuni dei ceppi resistenti agli antibiotici usando uno o più farmaci non antibiotici, e ciò pone le basi per lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici che possano essere in grado di eliminare quei batteri che risultano resistenti ad altri medicinali. Obesità, risultati positivi con semaglutide. L'azienda Novo Nordisk ha reso noti alcuni dati preliminari del trial clinico di fase 2 che è stato condotto con semaglutide su pazienti obesi e diabetici e che ha mostrato come l'83% dei pazienti ha avuto perdita di peso almeno del 5% e il 65% dei pazienti ha avuto perdita di peso di più del 10%. Lavoro. Ecco tre posizioni attualmente aperte che puoi trovare nella sezione lavoro di LinkedIn. L'azienda IQVIA sta cercando a Milano un clinical trial educator che abbia esperienza nell'ambito dell'ipertensione arteriosa polmonare. L'azienda Icon sta cercando a Milano un late phase CRA 2 per un contratto a tempo indeterminato. L'azienda Sinteract è alla ricerca di un Clinical Research Associate in ambito oncologico che lavori per il team delle Clinical Operations in Italia, a Milano, Roma o altra località. Con questa notizia terminiamo la 52esima puntata di Pharma Pills, pillole dal farmaceutico. Ringraziamo i siti web crasecrets.com, aboutpharma.com, pharmastar.it, goinpharma.com, notiziariochimicofarmaceutico.it e linkedin.com per le informazioni che abbiamo condiviso con te. Puoi trovare l'elenco dei link relativi agli articoli a cui abbiamo accennato oggi sulla nostra pagina Facebook Pharma Pills e su www.pharmapills.it. E poiché Pharma Pills compie un anno, vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori del podcast che con il loro supporto ci spingono ad andare avanti nel nostro progetto, per cui grazie a nome di tutto il team Pharma Pills. Per segnalazioni sugli argomenti da trattare in questo podcast o per segnalarci le tue job offer, puoi scriverci su pharmapills@carrieranelfarmaceutico.com, mentre per ulteriori informazioni e nuovi contenuti in tempo reale ti invitiamo a unirti al canale Telegram telegram.me/pharmapills. Chi vi parla è Linda Scannavini e si ringrazia Giorgia Latteri per il montaggio. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata, che verrà pubblicata su Spreaker.com e iTunes ogni mercoledì alle ore 12. Pharma Pills, pillole dal farmaceutico. Novità, curiosità e lavoro dal mondo del farmaceutico. A cura di Stefano Lagravinese.